prima edizione del libro 50 sfumature di grigio è stata digitale. Che feedback hai avuto da questo tipo di distribuzione e perché a un certo punto siete passati alla tradizionale edizione cartacea? Diciamo che sì, l'abbiamo pubblicato sotto forma di ebook, ma anche in print on demand, che è abbastanza costoso come modo di editare un libro. Poi, in dicembre e in gennaio, la domanda dell'ebook è davvero esplosa. È stato in quel momento lì che, visto che gli australiani non riuscivano più a stare dietro alle richieste dei lettori, la Random House e altre case editrici mi hanno contattata e abbiamo deciso di avere una produzione di massa su carta del libro. Sempre parlando di mezzi digitali, come gestisci oggi il rapporto con i lettori e attraverso quali canali? Diciamo che non ho tutto il tempo che vorrei dedicare a questa cosa. Sono una grande fan di Twitter e cerco di rispondere il più possibile ai tweet che mi arrivano. Però dal punto di vista delle mail, insomma, quando uno inizia a ricevere 5.000 mail al giorno, diventa abbastanza impossibile gestirle e rispondere a tutti. Sono anche su Facebook e grazie alle due case editrici, quella del Regno Unito d'Inghilterra e quelle americane, ci sono ora delle persone che mi contattano e attraverso di loro io posso dare delle risposte e mi fa molto piacere certe volte partecipare anche alle discussioni, però diciamo che la cosa che mi piace di più è Twitter. Sappiamo che c'è anche un film in cantiere, che cosa ci puoi anticipare su questo? Dal punto di vista del film siamo un po' all'inizio, è una cosa davvero entusiasmante. La Universal Pictures ha acquistato i diritti insieme alla Focus Pictures. Fino a questo momento abbiamo fatto una serie di riunioni. Ci sono ancora tutta una serie di cose che devono essere sistemate. Però, cose che vi posso dire, è divertente. Vado a Hollywood, quindi non c'è niente di meglio di questo. Thank you. Thank you very much. Che cosa appunto ti è piaciuto così tanto e perché lo consiglieresti a un'amica o amico? Ma la storia, cioè la storia d'amore che si instaura tra la protagonista e il protagonista principale, che lei riesce a trasformarlo, la forza dell'amore che può appunto riuscire a cambiare anche le persone. Cosa l'ha colpito di questo libro? Che è un libro che si legge molto piacevolmente, è molto fresco, è scritto in modo fresco, piacevole, leggero, pur trattando argomenti abbastanza delicati.